24 marzo 1976. Un golpe militare cambia la storia dell'Argentina. Una giunta composta dal generale Jorge Videla, comandante in capo dell'esercito, dall'ammiraglio Emilio Eduardo Massera, comandante della Marina Militare, e da Orlando Ramón Agosti, comandante dell'aeronautica, prende il potere. Negli anni si conteranno 30.000 desaparecidos, oltre 10.000 arresti politici, 2.300 omicidi politici. 500 saranno invece i bambini sottratti brutalmente alle proprie madri e affidati alle famiglie dei militari.